Signori, oggi è giovedì 7 novembre. Siamo qui in attesa di Inter-Napoli per appunto parlare della partita, per studiare un attimo l'Inter che ha giocato ieri contro l'Arsenal vincendo per ben 1-0. Tra l'altro oggi inizia la giornata di Serie A, non si capisce perché si è cominciata di giovedì. Comunque, a parte questo, via con la sigla e cominciamo. Allora, signori, oggi, come ho detto prima, 7 novembre e oggi è un giorno speciale perché oggi il canale compie gli anni. Oggi è il compleanno del canale che compie la bellezza di 3 anni, il 7 novembre 2021. Quella sera funesta, questo pazzo aprì il canale e fece e caricò il suo primo video, ovvero il post partita di Napoli-Verona 1-1, non è il Napoli-Verona di Gattuso, ma il Napoli-Verona del primo Spalletti. Purtroppo quest'anno non ho fatto la clip classica, ovvero quella dove mi mangio la fetta di tiramisù con la candelina sopra. Mi sono scordato di conservare la fetta, quindi pazienza. Detto questo, ragazzi, domenica si gioca Inter-Napoli. È una partita un pochino delicata perché sappiamo che il Napoli nell'ultima partita ha perso malamente per 3-0 contro l'Atalanta, un'Atalanta che tra l'altro ieri è andata a vincere a Stoccarda per ben 2-0. Domenica ci si aspetta un po' delle risposte, no? Come abbiamo detto nei video scorsi. Ora, l'Inter ieri ha affrontato l'Arsenal e ha vinto per ben 1-0 e io voglio un attimo vedere insieme a voi la partita, analizzare un attimo per capire il Napoli dove può impensierire, ecco, l'Inter. Quindi cambiamo l'immagine. Non era questa, benissimo. Eccola qui. Allora, siamo su SofaScore, come potete vedere, Inter-Arsenal 1-0 e subito notiamo l'andazzo della partita secondo l'attacco momentum. Tolti i primi minuti di partita, un dominio quasi totale dell'Arsenal. Ogni tanto interrotto da qualche attacco dell'Inter, presumibilmente in contropiede. A fine primo tempo c'è il gol dell'Inter che arriva sul rigore. Per la cronaca, ci sono stati un paio di episodi arbitrali dubbi, a detta anche dello stesso Arteta. Il rigore dato all'Inter, un po' così, un po' dubbio. Che succede? Praticamente c'è un fallo di mano su una punizione che calcia l'Inter in area di rigore. C'è però da segnalare anche un ipotetico rigore a favore dell'Arsenal all'inizio partita dove Sommer in uscita alta va a colpire coi pugni la testa di un giocatore dell'Arsenal. Quindi diciamo che ci sono stati un paio di episodi dubbi. Quindi partita dove in generale l'Inter subisce, tolti i primi minuti di gioco, l'Arsenal. Se volessimo coniare questa partita in termini kantiani potremmo dire quindi che questa è stata la classica partita dove l'Inter si è messa l'elmetto, è rimasta in trincea, ha assorbito, ha sofferto, ha subito gli attacchi dell'Arsenal, respingendoli bene e poi quando ha avuto la possibilità ha attaccato e ha fatto male. E io penso che questa sarà la partita che farà il Napoli domenica. Io non mi aspetto un Napoli stile Arsenal. Anzi, io penso che sarà il Napoli a fare l'Inter della situazione, mentre l'Inter sarà l'Arsenal della situazione. Mi sorprenderebbe parecchio vedere un Napoli che va a San Siro a fare la partita. Detto questo, la formazione. Come potete vedere, c'è stato del turnover. Gioca Bissek, gioca Darmian, gioca Zielinski, gioca Frattesi. E davanti non c'è Thuram, ma c'è Taremi. Quindi un Inter che, nonostante, diciamo, la partita importante, fa del turnover e questo ci fa capire che forse in questo momento la proprietà dell'Inter è il campionato, perché comunque se tu mi lasci fuori Thuram, se mi lasci fuori Mkhitaryan, se mi lasci fuori Barella, se mi lasci fuori Di Marco, mi fai capire che la partita, diciamo, importante per te è quella di domenica contro il Napoli, che è appunto uno scontro diretto. La porta a casa nonostante il turnover. I dati vanno a confermare l'andazzo della partita. Possesso palla a favore dell'Arsenal, l'XG dell'Inter è 1.19, però tenete presente che solo il rigore è 0.7, quindi tolto il rigore hanno creato 0.4, molto molto poco, mentre l'Arsenal 1.80, quindi ha creato 20 tiri totali con 4 parate di Sommer, 3 grandi occasioni, però nessuna appunto concretizzata in gol. Da segnalare che c'è stato anche un palo di Dumfries a inizio partita. Un altro dato interessante, l'Arsenal fa 6 tiri da fuori, quindi potrebbe essere questa
un'arma da sfruttare, no? Da parte del Napoli. Perché 6 tiri su 20 sono arrivati da fuori, quindi quasi, anzi più del 30%. Qui poi vedete dove ha attaccato l'Arsenal e ovviamente gli attacchi sono arrivati principalmente dalle fasce e questo era abbastanza prevedibile. Traslando questa cosa su Inter Napoli, io penso che anche lì bisognerà attaccare molto sulle fasce perché comunque l'Inter è una squadra che fa molta densità per vie centrale, quindi andare a cercare l'attacco per vie centrali secondo me vuol dire soltanto regalare palla agli avversari. Poi ragazzi, ovviamente nel video di sabato faremo il classico pre-partita dove vedremo anche i dati. Questo diciamo è un po' una prima infarinatura, ecco, della partita. L'Arsenal fa tanti cross, ne fa 46, ma ne vanno a segno solo 10, quindi abbastanza imprecisi. Ecco, l'Inter la vince sui contrasti. 52% a favore dell'Inter, 48% a favore dell'Arsenal. Perde poche palle, 9 a differenza invece dell'Arsenal che ne perde 11. 37 contrasti vinti su 70, mentre l'Arsenal ha vinti solo 33 e sui duelli aerei bene. Quindi diciamo, l'Inter porta a casa i 3 punti anche per questo motivo, perché ha vinto i duelli sia a terra che aerei. Vediamo rapidamente le posizioni medie e come è abbastanza prevedibile l'Inter con un blocco basso e con 10 undicesimi nella propria metà campo, soltanto Taremi, giocatore che comunque è abbastanza spaziato per tutta la metà campo avversaria, anche diciamo la disposizione è abbastanza chiara, i tre centrali dietro, Darmian e Dumfries sulle fasce, poi abbiamo Frattesi e Zielinski che hanno aiutato parecchio. Specialmente Frattesi, gli esterni di centrocampo, quindi in fase difensiva, hanno aiutato sui raddoppi, sulle corsie laterali. Vi ricordo che l'Arsenal sulle fasce c'aveva un certo Saka e anche un certo Gabriel Martinelli, quindi l'apporto dei centrocampisti sulle fasce è stato molto molto prezioso. Lautaro un po' più dietro, un po' più abbassato rispetto a Taremi. E poi abbiamo Çalhanoğlu che a seconda della situazione ha spaziato parecchio e ha aiutato dove era necessario. Quindi l'Inter abbiamo capito che comunque è una squadra che sa sia fare la partita, perché comunque in Serie A seconda delle squadre più forti, quindi devi fare la partita. Però abbiamo visto che quando fa la partita lascia un pochettino di spazio dietro, ha una fase difensiva non proprio efficace e poi è una squadra che anche non chiude le partite. E mi riferisco principalmente a Inter Venezia, ragazzi, perché comunque in Inter Venezia l'Inter ha fatto la partita, però ha lasciato degli spazi che il Venezia ha sfruttato. Mi viene in mente, per esempio, l'azione dove c'è l'assist al volo di Poyanpolo per Oristano, dove poi c'è la parata di Sommer, e quell'azione partiva sulla sinistra, quindi hanno attaccato sul lato destro dell'Inter, quindi il lato di Dumfries. E poi il risultato 1-0. Il Venezia all'ultimo secondo aveva pareggiato con un cross che è arrivato sempre dalla fascia sinistra, quindi sempre dal lato di Dumfries. E poi il gol è stato annullato perché c'era un fallo di mano. Quindi l'Inter comunque è una squadra che attacca, cioè in Serie A una mentalità propositiva, ma che non è in grado comunque di chiudere le partite, perché non c'è stata solo la partita con il Venezia, ce ne sono state altre di partite dove il risultato è stato in bilico, però poi quando si va in campo europeo, specialmente con squadre più attrezzate e più forti, sa anche mettersi lì dietro a lasciare il pallino del gioco e a far male in contropiede. Detto questo, ragazzi, passiamo a questa immagine. Perché vi ho messo questa immagine? Perché sta rimbalzando ormai da varie ore la notizia secondo la quale Conte starebbe pensando a un cambio modulo, starebbe pensando al passaggio al 3-5-2, quindi un modulo a specchio rispetto all'Inter. Ora, io ho provato a fare una bozza, a ipotizzare, ecco, questo 3-5-2. Vabbè, in difesa lo schieramento che abbiamo visto a inizio stagione, quindi Buongiorno e Di Lorenzo Braccetti con Rakamani al centro. A centrocampo praticamente McTominay, Lobotka o Gilmour, perché non si sa ancora se Lobotka recupererà, e Anguissa.
Olivera che da terzino appunto si alza come quinto di centrocampo e io come altro quinto ho messo Politano. Praticamente ragazzi, voi se guardate bene, no? Se io metto Politano qua, Lukaku un po' più al centro, Di Lorenzo un po' più qua, Rachmani qui, Buongiorno, Olivera è un 4-3, quindi alla fine dei fatti che è successo? Si alzi Olivera, Buongiorno si allarga un pochettino sul centro, Rachmani sul centro-sinistra, Rachmani al centro, Di Lorenzo stringe un pochettino. Politano si abbassa e quindi praticamente alzando Olivera e abbassando Politano hai fatto il 3-5-2, quindi non è che hai fatto queste grandi magheggi, ecco. È l'interpretazione secondo me di certi ruoli che andrebbe cambiata, perché comunque tu finora hai fatto un 4-3-3 che in realtà era un 4-4-2 perché Politano faceva a tutti gli effetti l'esterno di centrocampo e in certi momenti anche il terzino, quindi addirittura diventava un 5-3-2 con Kvara che poi stava anche un po' più largo, quindi tu alla fine praticamente lasciavi Lukaku da solo. Io farei in questo modo. Allora, in fase di possesso, io farei così. Olivera, che fa il tutta fascia, quindi avanti e indietro lungo la fascia, arriva sul fondo e magari potrebbe mettere qualche cross. Dall'altra parte, Politano, che invece di fare il tutta fascia, si accentra e quindi magari potrebbe andare ad attaccare il canale del mezzo spazio di destra con Lukaku che si accentra, Kvara che invece attacca il mezzo spazio di sinistra, Di Lorenzo che fa il braccetto un po' alla Inzaghi che abbiamo visto anche inizio stagione, quindi che diventa a tutti gli effetti un terzino a tutta fascia che quindi va sul lato opposto, Anguissa che rimane dietro, ovviamente Rachmani che si allarga con Buongiorno che si stringe un pochettino, Buongiorno che invece fa il braccetto quello un po' più bloccato, perché comunque bisogna anche dare equilibrio, l'equilibrio è la base di tutto, ricordiamolo. McTominay che invece secondo me potrebbe appunto essere sfruttato per il tiro da fuori. Quindi io mi immagino magari un McTominay che va, che, diciamo che staziona qui, in questa zona, a ridosso dell'area di rigore che quindi può sfruttare i cutback. Cosa sono i cutback? Mettiamo caso che il Napoli sta attaccando sulla sinistra, no? Olivera c'ha il pallone. Olivera arriva sul fondo. Cutback, quindi passaggio all'indietro a ridosso dell'area di rigore per McTominay che arriva in percussione e ti va a fare il tiro da fuori di prima. Un po' il gol che subimmo l'anno scorso proprio contro l'Inter, perché in Napoli-Inter noi subimmo gol proprio con un tiro da fuori di Calhanoglu che fu servito tramite un cutback. Quindi questa potrebbe essere, secondo me, un'azione che il Napoli può sviluppare. Poi, ovviamente, ricordiamoci dietro lo Botka o Gilmour con Anguissa che rimane un po' più dietro per dare appunto equilibrio. Buongiorno Rachmani qui. Diciamo che diventerebbe una sorta di 2-2-5-1 con Kvara e Politano che si abbassano un po', i quinti che vanno, o magari fare una situazione ibrida, quindi sulla destra il quinto che va avanti, c'è un Politano che rimane dietro, dall'altra parte il contrario, quindi è Kvara che si butta dentro e Olivera rimane sulla fascia. Potrebbero essere varie diciamo, le soluzioni, però secondo me il cambio modulo diventa efficace se l'interpretazione di certi ruoli diventa efficace, perché come potete vedere, cioè in questo caso noi abbiamo praticamente sei uomini in attacco: McTominay, Olivera, Kvara, Lukaku, Politano e Di Lorenzo. Sono in sei che attaccano. Ci deve essere, secondo me, più presenza avanti. Lukaku e Kvara, se vengono lasciati isolati, è normale che non accocchiano niente. Se tu fai il 3-5-2 e continui a lasciare da solo Lukaku e gli vai a fare sempre questa verticalizzazione immediata, questa palla lunga su Lukaku che è lasciato da solo magari contro Acerbi, perché mo Acerbi domenica ci sarà, è lì perdi palla e non è accocchiato niente. Io è da tanto che sto ribadendo che secondo me il Napoli tornerà con la difesa a 3, perché Conte è abituato a giocare a 3, ma deve cambiare anche il modo in cui si attacca, il modo in cui si sviluppa l'azione, perché se tu fai la difesa a 3 e continui a fare questi lanci lunghi a caso davanti per Lukaku, non cambierà niente. E quindi ragazzi, concludendo, per me il Napoli si presenterà a San Siro facendo un gioco, diciamo, come quello che ha fatto l'Inter contro l'Arsenal, quindi tutti dietro, diamo per scontato che ci sarà il cambio modulo, no?
saranno fondamentali Olivera, per esempio, e McTominay sulla sinistra, che dovranno aiutare Buongiorno e dovranno aiutare su Dumfries, magari su Frattesi o Barella che attaccheranno da quel lato. Stessa cosa Politano Anghissà dall'altra parte. Fantasticando un po', secondo me si potrebbe vedere anche un 3-4-1-2. Tu, mettendo McTominay trequartista, andresti a bloccare Çalhanoğlu, che è fondamentale per l'Inter. E quindi McTominay trequartista per bloccare Çalhanoğlu, un po' stile Pasalic contro di noi domenica, che poi è stata quella mossa che ci ha un po' messo i bastoni tra le ruote. Ecco, quindi io mi aspetto un Napoli che andrà a San Siro a giocare, diciamo, con un atteggiamento prudente, anche perché tu comunque hai preso 3 gol contro l'Atalanta, quindi bisogna vedere se difensivamente parlando abbiamo perso delle certezze, oppure è stato, come ho detto l'altro giorno, un incidente di percorso. Ecco, ci darà delle risposte importanti la partita contro l'Inter. Ribadisco, possiamo anche perdere, ma l'importante è perdere bene e perdere con cognizione di causa. Ecco, mettiamola così. E quindi ragazzi, questo è quanto per oggi. Fatemi un po' sapere la vostra nei commenti, lasciate un bel like, mi raccomando, se il video vi è piaciuto, iscrivetevi che è totalmente gratis e attivate poi la campanella. Detto questo, noi ci vediamo domani con la conferenza di Conte, perché domani Conte parlerà. Detto questo ragazzi, forza Napoli sempre, e noi ci vediamo domani. Buon giovedì a tutti, ciao!